questo incontro che è stato organizzato dal GAR qua in questa bellissima sede a Venezia. Secondo me è stato un importante punto per riassumere la situazione in un mondo complicato e in evoluzione come quello del calcolo scientifico, dove noi siamo abituati a pensare al calcolo scientifico come a una serie di computer messi insieme, mentre in realtà la realtà attuale considera un insieme di macchine, di reti, di professionalità e di software che servono a gestire l'analisi di campioni di dati che nei prossimi anni diventeranno sempre più massicci. Quindi l'idea era di mettere insieme esperti di diverse comunità scientifiche, esperti di infrastrutture di calcolo, esperti di sviluppo di software e rappresentanti della politica, dei ministeri, per mettere insieme, discutere diverse necessità, discutere le possibili evoluzioni di questo campo e capire e far comprendere alla politica quali sono gli interventi mirati che devono essere fatti in questo campo per fornire una risposta a tutti i possibili utenti di infrastrutture di calcolo nei prossimi 10 anni. Quindi penso che sia stato un momento molto importante perché sono emerse veramente i diversi punti di vista e le diverse esigenze delle comunità scientifiche. Le comunità che analizzano dati di biologia hanno delle esigenze diverse da quelle che analizzano dati sulla luce, sui materiali, a quelle della fisica delle alte energie. Le infrastrutture usate dall'uno in questo momento sono diverse da quelle usate dagli altri, ma ci può essere un fattore comune purché la politica dia un supporto, una copertura e un indirizzo, cosa che l'Europa sta già cercando di fare in questi anni con l'ECOLE, il Work Package, il Work Program che la comunità europea ha pubblicato recentemente. Quindi diciamo che è stato un punto di sintesi importante che ci permetterà poi di avanzare nei prossimi anni verso una infrastruttura che permetta all'Italia di mantenere e di avere leadership in questo campo. A livello paese abbiamo tutti gli elementi, noi siamo abituati a pensare all'Italia come un paese che ha problemi sulle infrastrutture, problemi di funzionamento, problemi politici. Diciamo che in questo campo particolare invece abbiamo delle eccellenze, abbiamo il Cineca che è un'eccellenza a livello mondiale, abbiamo il GAR che è un'eccellenza per le reti, abbiamo l'infrastruttura di calcolo dell'INFN che è un'eccellenza per quanto riguarda la capacità di analizzare grandi mole di dati, abbiamo le comunità che partecipano a diverse infrastrutture di ricerca internazionale come gli ERIC di EMSO, gli ERIC in biologia, a cui partecipano ricercatori dell'NGV e del CNR, e quindi abbiamo comunità che sono leader a livello mondiale, quindi ci sono tutti gli elementi. Il punto, il problema, l'idea è quella di metterli tutti insieme a fattor comune e non in competizione uno con l'altro come potrebbe essere il rischio negli anni futuri. Quindi l'idea è di andare insieme, in sinergia, avere un'unica parola in Europa e avere un'unica parola in Italia.